Ciao ragazze, allora, questo è una novità del mio canale, c'è un nuovo video, una nuova serie di video che farò ogni tanto, che ho visto da Vitti, non mi ricordo bene il suo nick, e praticamente lei ogni tanto fa dei video in cui vende ciò che non usa più, o anche cose che magari non ha mai indossato, quindi parliamo di abbigliamento. Il video suo dall'armadio. Praticamente ho delle cose che ho messo davvero poco o cose che non ho mai messo e che voglio provare a vendere, magari qualcuno può essere interessato risparmiando ovviamente. E quello che dovete fare praticamente è solamente se siete interessati a contattarmi, non scrivermi qui sotto il video, ma contattarmi mandandomi un'email a questo indirizzo vale underscore ntino87 chiocciolatmail.it. Mi chiedete ovviamente, mi dite quello a cui siete interessati, se volete ulteriori foto, ulteriori informazioni, ecco. Vi chiedo solo di contattarmi solo se davvero interessate. E tutte le cose che vi mostro non superano i 15 euro, neanche, no, credo i 25 euro, ecco, non superano i 25 euro, quindi credo vada bene come prezzo, anche perché sono una persona onesta, quindi quello che è rovinato, quello che è, lo dico. E ovviamente al prezzo che vi dico dovete aggiungere le spese di spedizione, che poi variano dai 3 ai 6 euro, dipende dal tipo di spedizione che volete fare e da quanto pesa il pacco. Quindi una volta che mi chiedete che confermate ciò che volete, effettuate una ricarica PostePay al numero della mia carta che poi vi darò in privato, e a quel punto mi darete il vostro indirizzo e spedirò il pacco. Ovviamente con un codice di tracciabilità che vi fornerò per email. Niente, cominciamo, quindi vi faccio vedere una decina di cose che ho e iniziamo dalle scarpe. Allora, ho un paio di scarpe da ginnastica o sneaker che sono della Diesel. Sono queste qui. Queste sono là, ovviamente, ecco. Sono della Diesel, sono originali, le ho pagate 40 euro. Sono un po' sporche qui davanti. Questo qui non è un difetto, ma sono proprio fatte in questo modo. E sono un pochino sporche qui davanti, ecco, ma le ho indossate 2 o 3 volte, non faccio esagerazioni. Non ho la scatola di tutto quello che vi mostro, non ho le scatole originali perché le ho buttate. Ecco, vedete, sono un 39, dovrebbero essere. Non c'è scritto, ma sono un 39 e un 40. 39 e 40, ecco, sono queste. Come ho detto, sono viola, hanno i lacci viola più scuro. Poi hanno tipo dei bottoncini qui con scritto Diesel intorno, una suola con la gomma bianca e la striscia viola, la scritta Diesel, e sono così, ecco, sono queste qui. Queste le vendo a 15 euro, io le ho pagate 40 come già vi ho detto, però visto che sono un po' così, un po' sporche, le ho usate 2 o 3 volte, credo 15 euro, vada bene, ecco, 15 euro. E non ho, come vi ho già detto, non ho la scatola della Diesel, ma ve le invierò nel sacchetto, ecco. Ok. Poi ho queste, che sono delle Shox. Quelle basse, non sono quelle alte con le doppie molle, sono quelle con le molle più basse, sono della Nike. Così. Sono tutte nere,
con il baffo oro e questi inserti quadrati qui oro. Sotto hanno la striscia oro con le molle nere e sotto sono così. Queste sono molto belle, davvero anche queste le ho usate pochissimo, pochissimo. Come vedete, sembrano nuove, cioè sembrano quasi nuove. Queste qui le vendo a 25 e sono un numero, ecco qui c'è il numero, sono un 39 europeo, calzano il giusto, quindi anche di queste non ho la scatola, comunque non ci sono problemi per la spedizione. Un 39. Passiamo ai sandali, quindi alle scarpe aperte per questa stagione. E ho questi, come vogliamo chiamarli, questi sandali in legno con un tacco neanche tanto alto. Guarda, le ho misuro. Di 7 centimetri, 6-7 centimetri, sono molto comode. Le ho indossate, queste sono nuove praticamente. Le ho indossate una volta, però siccome sono un regalo, non mi piacciono come sono, non mi stanno il piede. Sono color oro, hanno questa specie di bottone qui. Hanno questi inserti qui dorati e sono tutte in legno. Sono molto belle. Queste le vendo a 10, 10 euro. E sono numero 39. Sempre simili a quelle. C'è questo modello. Anche questo è in legno. Con il tacco un pochino più basso. Vedete la differenza? Anzi no, il tacco uguale. Quindi quel tacco, tutte aperte con questa fibbia, la scritta qui, con questa larghetta in oro, bianco, sempre con i bottoncini di prima. E sempre, qua, no, questo è il numero 40. Comunque io porto 39-40, dipende un po' dal piede. Quindi più o meno se avete un 39-40 vanno bene tutte e due. E anche queste le vendo a 10 euro. Poi per le scarpe abbiamo finito qui e passiamo alle borse. Nelle borse ho questa borsa di Fiorucci, che ovviamente non vedrete. Questa borsa di Fiorucci, che è grigia o quasi sull'argentato, con i manici bianchi e con questi inserti qui che richiamano il colore della borsa. Sono all'interno, è fatta semplicemente così per chiuderla, questa zip con questo cuoricino. E anche questa è nuova. Vedete? E questa qui la vendo a 10 euro. Non è grandissima, non è neanche piccolissima, è una borsa media. 10 euro. Poi ho questa borsa della Carpisa. Con la tartarughina e le stelline, è ancora nuova, ancora con il cartellino. Vedete? Ancora il cartellino attaccato. Questa è un po', è più invernale perché è quasi diciamo di lana. È fucsia e all'interno ancora la carta, è fatta in questo modo, vedete? Le tartarughine e alla zip.
Qui alle tastine dove potete inserire il cellulare e altre cose. Ecco, anche questa qui è media, diciamo, è un po' più piccolina dell'altra perché questa si sviluppa più per orizzontale. Ai manici in questo modo, regolabili, vedete? Credo che riuscite a metterla anche a tracolla. Ecco, questa la vendo 15 invece. E poi l'ultima borsa, sempre di Cartisa, è questa qui, anche questa fucsia. Vedete, è un po' rovinata qui, ma comunque penso che lavandola si tolga. Poi ve lo farò sapere. Praticamente la scritta Cartisa qui con la bandiera italiana, fucsia con i bordi neri, ha anche questo qui attaccato alla zip, questo portamonete. E poi inserite all'interno, ha una zip qui davanti e una zip quella centrale qui. Dentro è fatta così tutta nera con la scritta Cartisa e la lampo, la zip con sempre della schiena qui. E ai manici non regolabili, anche questa è media. E questa qui, anche questa qui la vendo a 10 euro. Poi ho questi pantaloni di Stradivarius, anche questi ancora nuovi perché me li hanno regalati, ma non mi piacciono come mi stanno. Hanno ancora l'etichetta attaccata, sono una taglia 44, quindi sarebbero una 48. Sono bianchi semplicemente. Questi. Stradivarius, come vedete, hanno ancora il cartellino 20 euro. Vi poi ovviamente alla fine del video vi mostro un po' meglio le foto. Comunque sono questi pantaloni qui, sono fatti sono a tubo, quindi scendono belli stretti sulla gamba, hanno la lampo col bottone, le due tasche davanti e le due tasche dietro con la scritta qui Stradivarius. Questi qui li vendo a 10 euro, quindi è la metà del prezzo, anche se sono nuovi con il cartellino. Poi ho le ultime due cose, che sono due magliette, e sono questa maglietta qui americana, eccola. Ovviamente così non vedete tanto, comunque è fatta, è storta, nel senso che scende da un lato, infatti sotto è fatto in questo modo, ecco, è storto, ha ovviamente le stelle con il blu e sotto le strisce rosse e bianche. Poi vi faccio vedere meglio la foto. Questa è una taglia unica, sta bene a chi porta fino alla L, perché poi mi sta un po' troppo stretta. Questa la vendo a 10 euro, a 5 euro, scusate. Infine c'è questa maglietta grigia, maniche lunghe. Dietro è fatta così, quindi dal collo verso un pezzetto della schiena ho questo spacco qui con i fiocchi, vedete? Così è tutta grigia e davanti è un po' strana, è tipo l'altra praticamente, rimane tagliata in questo modo per verticale e quindi rimane con una spalla un po' più giù, una spalla un po' più su. Anche questa la consiglio, è a taglia unica, e anche questa la consiglio per chi porta fino alla L, non ha tanto seno, e anche questa la vendo a 5 euro. Niente, questo è tutto quello che ho da mostrarvi, spero che qualcuno possa essere interessato, comunque sono tutte cose semi nuove, e quindi per qualsiasi cosa mandatemi un'email, non scrivetemi se interessate a questo, se interessate non scrivetemi qui sotto, ma mandatemi un'email, e niente, vi metterò un po' tutte le foto cercando di farvi capire meglio i prodotti alla fine del video. Ciao ragazzi!
ragazzi, mi ero dimenticata anche queste, che sono delle ballerine, sono nuove perché le ho acquistate da un sito internet e io porto 39-40, ho preso un 39 ma mi entrano solamente, mi stanno molto strette qui e le dita dei piedi mi stanno troppo strette qui davanti, quindi le consiglio a chi porta un 38-39 perché entrambi mi entrano ma mi stanno strette davanti. Quindi sono nuove, sono tutte nere con la punta un po' a punta qui, arrotondata. Poi hanno queste borchiette qui colore argento. Sotto hanno questo tacchetto tutto argentato con le borchie e questo tacchettino qui nero. Sono molto molto belle, molto originali. Non le trovate facilmente in giro, o almeno io non le ho mai viste qui. E quindi, come ho detto, hanno la suola rossa, ecco. Queste le vendo a 15 euro perché sono nuove, cioè non le ho mai usate. Ecco, sono molto belle. Niente, ciao.